Eccoci alla settima lezione del metodo 9 talenti. Siamo qui per andare a vedere come si divide la mappa, come entra in relazione un settore con l'altro, come dialogano o non dialogano e se non dialogano, che tipo di eventi generano nel nostro quotidiano. Oggi andremo a capire proprio questi. Vi saluto, un saluto da me che mi chiamo Alessandra Barbieri e sono l'ideatrice del metodo 9 talenti. Vi aspetto subito dopo la sigla. Come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, la mappa è un glifo, si chiamano così questi simboli di tipo simbolico energetico, mettiamola così. Questo glifo è un insieme di punti, un insieme di simboli, e questi punti generano questo simbolo, che è appunto la mappa dei talenti. La mappa dei talenti si compone in, abbiamo visto, 12 punti più una chiave che è il cuore, ma se vedete, nella sua disposizione crea ha una settorialità, ovvero qui c'è una linea di demarcazione dove sotto abbiamo un settore che abbiamo chiamato istintivo. Qui abbiamo un'altra linea di demarcazione dove abbiamo sopra un settore che abbiamo chiamato mentale e centrale. C'è una linea di resta il settore che si chiama emotivo. Un primo dato importante è che questo settore, cioè questi settori, sono fondamentalmente dei settori che tendono ad essere molto a ragionare in maniera opposta l'una dall'altro, tranne se sono in collegamento con il centrale, ovvero l'emotivo. Il mentale lo potremmo vedere come la nostra parte maschile, come l'aspetto maschile della vita. L'istintivo lo potremmo vedere come l'aspetto femminile della vita. E come potete ben immaginare, l'aspetto emotivo è quello che unisce due parti che sembrerebbero non dialogare tra loro. E se voi ci pensate anche dal punto di vista delle relazioni, sia sentimentale che non, è proprio nel punto di emotività che troviamo l'incontro con la parte diversa da noi. E questo è quello che impareremo a fare attraverso la conoscenza precisa di questi punti. Vi faccio inoltre notare un'altra cosa importantissima. Io in questa mappa, nonostante sia disegnata meno bene di altre, vi ho messo i punti famiglia e i punti società che vengono divisi in due dalle linee. Perché? Perché il punto di famiglia è sì una parte, fa sì parte dell'emotivo, ma in realtà è il punto di dialogo col mio istintivo. Il punto della società è sì parte dell'emotivo, ma è quello che dialoga con il mio mentale. Poi lo vedremo. Quindi già cominciamo ad avere questa differenza. Abbiamo detto che questo cuore, voi magari non percepite bene i colori, l'ho disegnato di colore rosa, il cuore, ed è invece Tana libera tutti, ma lo scopriremo alla fine. Cominciamo adesso invece a vedere altri due aspetti della mappa, ovvero ci sono dei punti che sono verticali e questi invece che vanno, chiamiamoli, nell'orizzontale, perché la nostra vita non si sviluppa solo in un piano orizzontale. Quando si pensa alla vita si tende a fare, no, una linea così, no, da zero a l'età, il tempo che va avanti, ma non è così. Si pensa quindi che sia a croce, ovvero il verticale con l'orizzontale. In realtà non è neanche così. Adesso vi verrà un coccolone, potrebbe andare anche bene. È più corretto questo, ovvero il trigonometrico. Ma fortunatamente
Noi possiamo ovviare, lo faremo attraverso il corpo, ve lo spiegherò sempre con calma. Quindi cominciamo a vedere. Abbiamo detto che abbiamo un istintivo, un emotivo e un mentale, un verticale e un orizzontale. Allora, nel verticale, nel piano verticale, cosa troviamo? Nel piano verticale troviamo il collegamento con tra il cielo e la terra, ovvero il collegamento tra la parte di noi che ancora dalla quale proveniamo, ok, e quello che è qui a giocarsi, diciamo, la partita. In questo caso vediamo che abbiamo qui come punto superiore il padre, sotto abbiamo la madre. Qualcuno di voi, so già perché qualcuno mi ha già fatto queste domande, ma se io non avessi, perché per trovare questi punti servono necessariamente le date di nascita dei genitori. Qualcuno mi chiede, ma se io non avessi la data del genitore, cosa vuol dire? Che la mia mappa è non si può fare? Sì, si può fare, perché in realtà voi arrivate, il vostro io come reale dimensione arriverebbe alla missione sopra e sotto all'ego. Voi siete contenuti come identificazione. Che cos'è un'identificazione? È l'aspetto di noi che assume queste caratteristiche. Noi siamo un'anima, la nostra anima non ha un'identificazione. La nostra anima detiene ancora le memorie di altre vite, figuriamoci. Quindi magari eravate, io mi chiamo Alessandra, magari ero Giordano, Claudia, Giovanni, che ne sappiamo? Non lo so, buona, bella, brutta, però, ok, può essere, cosa ne so. Quindi, dove arriva la mia identificazione? Cioè, Alessandra, bionda, occhi azzurri, ok, bianchina, insomma, sono colorata, però insomma, bianchina, ok. Questa qui, dove finisce? Finisce nella missione e finisce nell'ego, la mia identità. Ma perché vi metto, perché ho inserito anche il padre e la madre? Perché sembra che non ci dia, invece abbiamo una, noi siamo come una sorta di continuum. E è la legge del 3, dal 2 nasce il 3, ma il 3 è formato da 2 più 1, non è 1 punto, è 2 più 1. Quindi dentro di noi le memorie, e lo scopriremo soprattutto quando parleremo della famiglia, come le memorie dei nostri genitori, ma anche le esperienze non concluse dai nostri genitori e dalla famiglia dei nostri genitori, determina in maniera chiara, precisa, tutta una serie di cose che noi viviamo. In particolar modo lo vedremo quando faremo il padre e la madre, ma lo vedremo nei punti di bisogno e nel punto di riconoscimento, che sono direttamente proporzionali al fatto che conosco il numero della madre e conosco il numero di padre. Quindi il mio punto di bisogno è determinato dall'esperienza istintiva che mi viene trapassata dalla madre e il punto di riconoscimento mi verrà tramandato dal padre. Quindi questo è importante da capire, per quale ragione? Perché questi due punti che noi viviamo come nostri sono in realtà due punti di eredità. Qualcosa che il nostro genitore non ha finito e che io in qualche modo mi sono caricato. Ma devo capire come caricarmelo, perché se io mi assumo una fedeltà, per esempio, a questa famiglia che non ha vissuto magari determinate cose, e allora se la mia fedeltà è di tipo negativo, tipo tu non hai vissuto la gioia, non ti sei concesso l'amore, non ti sei concessa l'amore, per esempio, non me lo posso concedere neanche io. Questo, che troverò nel punto di bisogno, è una fregatura allucinante. Ovvio che ci dobbiamo slegare da lì e dobbiamo andare verso la nostra, il nostro bisogno, che sarà comunque un qualcosa di ereditato, ma lo dovremo vivere in modo costruttivo, non distruttivo. Ed questa è la differenza che cercheremo di capire.
Per quanto riguarda invece il punto di riconoscimento, lo stesso, facciamo finta che mio padre, per esempio, non ha ottenuto il giusto guadagno per il lavoro che facevo, per esempio. Magari io non mi permetto di guadagnare il giusto nel mio lavoro, ok? Quindi, perché magari sono fedele a questa cosa. Quindi è importantissimo conoscere questi due punti perché ci legano direttamente a questa fedeltà familiare, che se non riconosciamo diventa veramente difficile perché noi rischiamo di vivere pezzi di vita dei nostri genitori senza neanche saperlo e questo è tremendo. Quindi vi invito a vedervi questi punti che sono importanti, a seguirci per imparare come si fa a vedere questi punti, perché lo faremo nelle masterclass ovviamente. Ok, quindi abbiamo detto i punti dove finiamo noi, mentre il punto di forza e il punto debole ci riguardano assolutamente. Quindi la nostra mappa sarebbe così. Invece abbiamo anche questi quattro punti, perché noi siamo parte di un tessuto. È una sciocchezza tremenda pensare che siamo degli esseri. È vero che siamo degli esseri unici e distinti dagli altri, ma siamo anche parte di un tessuto. Quindi dobbiamo essere sempre in grado di bilanciare la nostra identificazione con la parte di ruolo che abbiamo nel tessuto collettivo. Sarà importantissimo. Capiamo quindi perché questa verticalità, abbiamo detto che abbiamo questa verticalità nel nostro, no, nel cielo-terra, quindi avremo dalla missione all'ego, quindi la missione, cioè ovvero quello che si è, l'obiettivo che si è prefissa la nostra anima, quindi la missione è un aspetto animico, finisce dove? Nell'ego, che quasi nessuno capisce, perché in realtà l'ego è importantissimo, è essenziale perché io possa compiere la missione, solo che se l'ego, come questi punti, viene usato nel modo distorto, ecco che l'ego diventa l'ego la mia missione e lì abbiamo finito di giocare, perché in realtà la missione è questa. Ma quindi questa è la verticalità. Padre è sempre nella verticalità. Missione, società, cuore, abbiamo detto che è neutro, famiglia, ego, madre. Questi sono nei punti verticali. Mentre i punti orizzontali sono che cosa? Quelli sono, sono, io dico, i punti di allenamento, ovvero quelle parti di noi che fanno in modo che noi possiamo sviluppare la missione attraverso esperienze. E cosa avremo quindi nei punti orizzontali? Il karma e il maestro, che saranno sia la nostra storia, sia il nostro maestro superiore, cioè quindi il nostro maestro può essere invisibile, può essere un nostro maestro reale, non importa, ma sono anche io e l'altro, lo scopriremo. Punto debole e punto di bisogno, ok? Qui c'è la mia parte, la parte che io devo riconoscere e trasformare, e qui devo la parte della mia famiglia che devo riconoscere e trasformare. Quindi questa è sono le nostre sfide, no? Qui ho il mio karma, quindi quello che incontro, quello che devo vivere. Qui ho gli incontri, il mio maestro, le cose in cui credo. Qui ho il mio punto debole, cioè quella parte di me che non si è ancora formata. Qui c'è la parte della famiglia che non ha ancora trovato la sua collocazione. Infine, punto di forza e riconoscimento. Punto di forza è una parte di noi che potremmo sapere di avere come no, ok? E quindi la nostra sfida sarà riconoscerlo, sapere che ce l'abbiamo. E riconoscimento, beh, direi che lo conoscete tutti, quello che fa sì che spesso e volentieri, cioè tantissime sfide sono nate proprio per cercare questo riconoscimento da parte degli altri, che gli altri ci riconoscano i nostri meriti o le nostre capacità. Bene, qui finisce la lezione numero 7. Vi invito a sapere che cosa vi racconterò nella lezione numero 8, dove andremo invece a cominciare a parlare dell'istintivo. Scopriremo cosa vuol dire l'istintivo e come quindi determina le nostre pulsioni.
Vi aspetto alla lezione numero 8.